Adesso sentiamo la relazione del, invece, professor, del dottor Francesco Balducci, strategie multidisciplinari per la salute mitocondriale e la longevità. Prego. Francesco, beh, cosa dire? Francesco Balducci, uno dei più grandi esempi di anti-aging, di rigenerazione anti-aging, di epigenetica dello stile di vita, sei un esempio. C'è poco da fare. Partecipo sempre ai suoi corsi di anti-invecchiamento e quindi anche se il termine tanta roba. Ormai è della longevità, sì. Per la longevità, e stargli dietro a lui che ha 40 anni è dura, vi assicuro, molto dura, tanta roba. Beh, grande campione di kajak estremo, beh, è girato il mondo. Troppo. Quindi vieni che ci facciamo una foto e poi ti lascio la parola. Perfetto, per andare avanti, che avanti. Perfetto. Allora, dopo queste eccellenti dissertazioni che hanno trattato vari temi dell'invecchiamento, deleterio e deteriore, a me l'arduo compito di offrire che cosa? Delle soluzioni, perché dopo aver ascoltato la Waterloo che accade nel nostro corpo col fluire degli anni, bisogna però poi avere delle strategie per contrastare efficacemente questo debacle. E allora io vi chiedo se vi alzate tutti un attimo in piedi, perché così almeno attiviamo un pochettino l'attenzione, che c'è un deficit di attenzione, di fare semplicemente 15 calf, che è il sollevamento sulla punta dei piedi. Non farò fare lo squat, 15 calf. Così attiviamo la pompa idraulica vascolare e attiviamo anche che cosa? I poveri muscoli del polpaccio, gastrocnemi e soleo. 15 così. 3. Entriamo nel vivo dell'argomento, andiamo velocemente perché il tempo è tiranno. Allora, il tempo non è solo tiranno, ma divora ogni cosa. L'invecchiamento, come sapete, è un processo multifattoriale che colpisce tutti gli organi, tutti gli apparati, è universale, belli, brutti, ricchi e poveri, nessuno esente dall'invecchiamento. Noi non siamo degli immortalisti. Non predichiamo il giovani per sempre, ma predichiamo che cosa? Vogliamo conseguire, semmai, una longevità sana e una giovinezza prolungata. Questa è la parola chiave. Quindi, longevità sana, e i greci avevano due termini. Il primo termine, Cronos, per definire il tempo, il padre di tutti gli dèi, che detta ineluttabili e ineludibili leggi. E fluisce inesorabilmente, ma abbiamo anche un tempo personale, quello che loro definivano Kairos. E Kairos cos'è? È l'occasione che ci viene data quotidianamente che noi non dobbiamo perdere, perché è la vita che viviamo come protagonisti in prima persona. Si parlava di rallentare il tempo, sfruttiamo questo tempo, perché la vita, come dice sempre Giorgio, è urgente. Hic et nunc, qui e ora. A partire dai 30 anni circa, anno più, anno meno, ma abbiamo visto purtroppo che questa età sta calando sempre, in vero si iniziano a instaurare modificazioni che sono involutive a carico di tutti gli organi, apparati e sistemi. Si è visto l'apparato cardiovascolare, osteoarticolare, si è parlato di disbiosi recentemente, di immunosenescenza, si è parlato di crono e fotoaging, non potrei andare avanti. Ma qual è uno dei comuni denominatori di questo progressivo decadimento multifunzionale? Questo, l'inefficienza mitocondriale, la disfunzione del mitocondrio, che viene colpita soprattutto dallo stress ossidativo, cioè dal disequilibrio della produzione dei radicali liberi e dalle nostre difese antiossidanti endogene. Il mitocondrio quindi è considerato la chiave della giovinezza
prolungata. Infatti io dico sempre, qual è la nostra età? È l'età anagrafica? È l'età dei nostri mitocondri. Se noi li culiamo, li vezzeggiamo, li onoriamo, li trattiamo bene, noi possiamo godere dei benefici di un'efficienza mitocondriale prolungata. E quindi dobbiamo conoscere questo mitocondrio. Il mitocondrio, come sapete, secondo la teoria endosimbiontica, deriverebbero da batteri ancestrali che sono dotati di un meccanismo ossidativo, dotati di DNA di derivazione materna, che sarebbero stati inglobati nelle cellule eucariote con mutuo reciproco beneficio. Le funzioni mitocondriali sono molteplici, vanno molto al di là della mera produzione di energia. Voi sapete, sono definiti semplicisticamente centrali di produzione della nostra moneta energetica, che è l'adenosin trifosfato, ma sono molto importanti anche per la regolazione dello stato redox della cellula, entrano in gioco nella produzione ormonale. Oggi si parla molto di biohacking, termine che io aborro, perché hacking significa ingannare. Noi dobbiamo invece ottimizzare la natura, non contrastare la natura, ottimizzare la natura, e quindi evitare il rallentamento del processo di involuzione senile, oppure evitare l'accelerazione, cioè semmai determinare il rallentamento, evitare l'accelerazione del processo di involuzione senile. E in che modo? Favorendo la mitocondrio biogenesi e favorendo anche la capacità mitofagica cellulare, ovvero la capacità di eliminare i mitocondri degenerati, invecchiati. E veniamo ora a quali sono i pilastri fondamentali della piramide della biottimizzazione mitocondriale. Ossigeno. Spesso si parla di carboidrati, proteine, grassi, ma ci dimentichiamo l'ossigeno. Giorgio dice sempre, quanto possiamo vivere senza ossigeno? Provateci e me lo direte. L'acqua, che acqua beviamo? Sì, l'acqua del rubinetto, piena di cloro, per carità, il cloro è un ossidante, l'acqua che magari è contaminata da pesticidi, metalli pesanti, sostanze perfluoroalchilate, i PFAS, oltre 5.000 sostanze che sono iniettate quotidianamente dalla tecnologia non eco e non biocompatibile. L'attività fisica ormetica, precedentemente è stato detto, va bene allenarsi, ma va bene allenarsi in modo adeguato, né troppo né troppo poco. Vi ricordo che la parola agonismo ha la stessa radice di agonè, che è la parte terminale, l'agonia della nostra vita, la lotta, agonè vuol dire lotta. E poi la gestione dello stress, che è l'elemento più nefasto, più nequittoso per quanto riguarda l'invecchiamento di successo, l'invecchiamento in salute e la cosiddetta integrazione specifica mitocondriale. Ecco quindi quali sono le strategie. Dieta mitocondriale, non la dieta del guru, la dieta del webbaro, la dieta di chi ha scritto l'ultimo libro secondo le sue convinzioni, la dieta specie speciale secondo natura, quella che è stata prevista da milioni di anni per la specie Homo sapiens. L'attività fisica ormetica, allenamento in condizioni ostili che è un mio cavallo di battaglia, l'esposizione controllata al freddo, riposo e sonno rigenerante, integrazione mitocondriale, l'evitamento dei soci ambientali e xenobiotici. Purtroppo ci sono state date brutte notizie che è quasi impossibile evitare questo inquinamento, però possiamo provarci, è chiaro. La prima cosa da fare sarebbe non vivere in quelle aree ad alta densità inquinante. Poi la riduzione dell'isolamento e alienazione tecno-digitale, fare periodi di disintossicazione digitale. Oggi soprattutto i giovani sono dipendenti da questi maledetti dispositivi, vivono virtualmente, altro che contatto con la natura. Ma soprattutto coltivare sentimenti positivi che agiscono, avete sentito, emozioni, sistema limbico, amore, amicizia, generosità, creatività del pensiero. Le condizioni ostili migliorano le nostre capacità di adattamento, climatiche, territoriali, situazionali, quindi abituarsi anche a condizioni come caldo, freddo, umidità, pioggia, vento, grandine, non cercare sempre le situazioni ottimali. Perché? Perché noi dobbiamo
fare attività fisica di tipo ormetico. Cosa significa? L'ormesi è un termine che deriva dal greco ormao, che significa stimolare, da cui anche il termine ormone deriva da ormao, ed è una funzione adattativa, ovvero una certa funzione diventa benefica fino a un certo punto, ma diventa nefasta, malefica oltre quel punto. L'esempio è proprio l'attività fisica. Se io faccio un'adeguata attività fisica ho tutti i benefici, vedremo quali, di quell'attività, ma se io esagero allora non ci sono più benefici, avrò malefici, stress ossidativo, aumento della produzione di cortisolo, depauperamento degli ormoni anabolici e così via. I plurimi studi pubblicati sono ormai sotto gli occhi di tutti, basta andare sui più comuni motori di ricerca. Ovviamente c'è una percezione soggettiva della condizione ostile, non tutti hanno la stessa percezione. Come vedete, io mi occupo di kayak d'alto corso, può essere una condizione di eustress per alcuni fare una cascata di 10 metri, per altri invece può essere una condizione di distress, una pagaiata in un ambiente isolato, come trovarsi di fronte a ostilità improvvise. Qui mi trovavo in Patagonia e improvvisamente è venuta una piena che ha riempito l'acqua del fiume ed eravamo completamente isolati e bisogna affrontare. Nessuna alternativa, bisogna affrontare le avversità, ma bisogna allenare le nostre capacità di adattamento. C'è una soggettività del breakpoint, cioè del punto di rottura. Ognuno di noi deve trovare il proprio punto che non deve essere superato e quello è il punto che dà il miglioramento delle nostre capacità di adattamento. E poi c'è questa cosa terribile, veramente nefasta, che è l'abitudine. Perché noi, il vero segreto dell'avere una giovinezza prolungata è divertirsi. Divertirsi, non abbiate paura a utilizzare questo termine, divertimento. Cosa vuol dire divertimento? Diverto, cioè andare oltre l'abitudine, fare sempre le stesse cose, tutti i santi giorni, ingabbiarsi in una routine, vedete, in una ruota che gira, che è la nemica numero uno della mitocondriobiogenesi. Quindi anche gli sportivi tendono a fare le stesse cose. Fateci caso, i pesisti si allenano sempre con allenamenti di pesi e corpo libero, la forza. Coloro che vanno a correre fanno sempre corsa. Coloro che fanno stretching allenano solo la flessibilità. Ma quando è che migliori? Quando tu cambi, e allora migliora la forza, la resistenza, l'equilibrio, l'elasticità, la coordinazione, l'agilità, la destrezza. Cosa fare? E lo dico per tutti, soprattutto per chi non fa niente. Correre nel bosco, altro che sul tapis roulant. Ma per me i tapis roulant non dovrebbero esistere. Nel bosco, sulla neve, lungo le rive dei fiumi, sulla sabbia, a contatto con la natura, energia vitale. Allenarsi col caldo, freddo, pioggia, neve, grandine. Non cercare sempre le condizioni ottimali e abitudinari, fare sempre qualcosa di diverso ogni giorno possibilmente, perché questo agisce anche sulla plasticità neuronale. Si è parlato di neurodegenerazione, ma se voi fate sempre le stesse cose, la neurodegenerazione diventerà quasi una realtà. Ecco, il dolore ti rende più forte, la paura ti rende più coraggioso, il fallimento ti può rendere migliore, il concetto di resilienza. Se vuoi migliorare devi fare quello che non ti piace, non quello che ti piace, quello che non sei abituato a fare o che temi di fare. E ci sono tantissimi altri studi sul freddo, ne ha parlato anche il collega Spattini, sulla restrizione calorica, sui mitocondri, sulla mitocondriobiogenesi. Ma crioterapia non significa andare in dispositivi, magari in istituti, significa buttarsi nell'acqua dei torrenti, nel mare, nei fiumi, fare la doccia fredda. Non è che per forza dovete andare in un istituto dove ci sono queste diavolerie, dove vi mettete a X gradi sotto zero. Avete il torrente a disposizione, avete il mare o semplicemente la doccia di casa. Semplice, no? Chiaramente freddo al mattino, doccia tiepida la sera per il discorso ortosimpatico-parasimpatico.
Ora, io sono già considerato tra gli anziani, anzi, esattamente da pochi giorni tra i vecchi, perché ho compiuto 68 anni e, come sapete, l'INPAM a 68 anni, per chi è medico, dà la pensione di vecchiaia. Quando mi è arrivata questa comunicazione mi è venuta una depressione, sinceramente ho detto, la pensione di vecchiaia. Ho detto, aborro questo termine. E allora cosa ho fatto? Ho iniziato a dire, mi devo subito riprendere l'allenamento coi pesi perché almeno vada a stimolare il numero e il volume dei mitocondri. E quindi è necessario allenare sia la forza sia la resistenza per favorire la mitocondriobiogenesi e l'aumento dei ribosomi muscolari. Tra l'altro è interessante, come diceva Spattini, bisogna allenare sia la componente aerobica sia quella anaerobica, proprio perché i mitocondri aumentano numericamente per uno stimolo aerobico, ma in volume per uno stimolo di forza potenziato. Che tipo di corsa? Ecco, io mi sono inventato questi due termini, ma non ho creato nulla, ho osservato la natura, la corsa del selvaggio. Detto tra noi, l'indigeno pensa ad allenarsi? Pensateci, ma quando mai? Lui pensa a mangiare, esce dalla capanna e pensa a cacciare. E cosa fa l'indigeno? Fa una camminata veloce, una marcia veloce, avvista la preda, inizia a correre, la deve raggiungere, fa uno scatto e se gli va bene ha finito la giornata, se gli va male deve ripetere. Quindi la corsa del selvaggio è una corsa breve, intensa, intervallata da variazioni di pendenza ed ambientali, in ambienti anche ostili e differenti, e quindi una successione di marcia, corsa, stacco, marcia, corsa, scatto, marcia, corsa, scatto. 30-35 minuti sono più che sufficienti per allenare componenti aerobiche ed anaerobiche. E poi ultimamente mi ho creato anche questa corsa belluina, quella fatta dalle belve, dai giaguari, dal leopardo. E loro cosa fanno? Fanno una successione di marcia felpata, la cosiddetta marcia felina, e poi scatto violento, repentino per raggiungere la preda. Anche questo è un tipo di allenamento molto interessante, 20-30 minuti con 15-20 scatti di 20 secondi. Quali sono i nemici del mitocondrio? Li abbiamo visti: ipossia, inquinamento, fumo, malattie metaboliche, dieta industriale, l'eccesso di carboidrati e calorico in generale, sedentarietà o eccesso di attività, uso e abuso di sostanze voluttuarie, interferenti ormonali, troppa dipendenza tecnologica, ma soprattutto nutrire, coltivare sentimenti negativi che sono purtroppo, ahi noi, molto presenti nei nostri consimili. Odio, ira, invidia, sindrome rancorosa del beneficato. L'avete mai sentito nominare? Fate del bene a qualcuno e spesso vi si ritorce contro. Astio, depressione, ansia, egoismo. Integrazione mitocondriale. Cosa ho messo al primo posto? Ossigeno, e abbiamo uno straordinario, ma io non voglio neanche chiamarlo integratore, lo chiamo coadiutore. Due minuti solo, andrò velocissimo. Il Selfood, che è mio compagno di vita da oltre 20 anni, perché noi ci conosciamo da 20 anni. L'acqua deve essere antiossidante, alcalina, ma alcalina veramente, non quella che ci ha segnato sulle bottiglie, che alcalina non è, microstrutturata, con idrogeno molecolare, esente da contaminanti ambientali. Coenzima Q10 è l'alfiere difensivo delle creste enzimatiche mitocondriali rispetto allo stress ossidativo. Si è parlato dell'acetilcarnitina, attenzione però alla trimetilamino ossido, perché chi ha la disbiosi spesso ha un sottoprodotto della carnitina che si chiama TMAO, che può avere azione aterogena, e io la faccio sempre controllare quando si ha la disbiosi, dosaggio da trimetilamino ossido. L'urolitina e la spermidina, che cosa fanno? Facilitano la mitofagia, ma non posso dimenticare che cosa? La nicotinamide, adenina, dinucleotide e i booster implementanti, e non ultimo per importanza il SAME, l'S-adenosina metionina. Vitamina C, ogni mattina io mi faccio altro che 9, mi faccio 15 spray sublinguali e personalmente utilizzo ogni mattina 30 gocce secche di Selfood. E gli ormoni? Ma anche gli ormoni sono utilissimi per la salute mitocondriale. La melatonina non è semplicisticamente l'ormone del sonno, ma è il direttore d'orchestra della sinfonia magistrale ormonale, come tutti gli ormoni anabolici. Questo dobbiamo evitarlo, perché purtroppo è il nefasto futuro dell'umanità.
meditazione e salute mitocondriale. Programma compatibile con la vita di tutti i giorni, mangiare bene, allenarsi. Personalmente faccio 3 allenamenti aerobici e 2 anaerobici, esposizione al freddo, cercare di dormire 8 ore di sonno buono, meditazione 20 minuti al giorno, non lavorare per, come diciamo, eccessivamente. Vi ricordo che non si vive per lavorare, ma si lavora per vivere bene e divertirsi. Perché voi non dovete essere i vostri peggiori nemici, spesso lo siete, voi dovete essere i vostri migliori amici e poi evitare sostanze d'abuso. Test per la valutazione, a parte i soliti test per la valutazione dello stress ossidativo, eccellente, ma ne hanno parlato gli esimi colleghi, l'S-Drive. L'S-Drive dà indicatori epigenetici straordinari, indicatori di antiossidanti, di vitamine, indicatori di danno ambientale che sono spesso accesi. E poi vi parlo, in ultimo, della mia esperienza clinica nel kayak. 5 anni fa, e sì, era il 2019, ho disceso 480 km di Grand Canyon del Colorado, pagaiando 8 ore al giorno, e avevo 64 anni, quindi non ero proprio un giovincello, e mi sono avvalso di self-food. In quel caso 60-80 gocce di self-food in borraccia, rigorosamente in acciaio, con acqua alcalina, e devo dire che avevo una buona quota energetica che mi ha portato ad arrivare, considerate che scendevo queste rapide, erano rapide fino al 9° grado come Lava Falls e molte altre. Ma recentemente, ricarica di ossigeno, 2024, spedizione in Islanda, ho disceso il canyon spettacolare, se andate in Islanda non potete non vederlo, lo Stuolagil Canyon, sono pareti basaltiche, parallelepipedi di basalto, lavico, questo fiume spettacolare, lo abbiamo disceso e anche in quell'occasione self-food è stato il mio migliore amico, l'ho fatto anche provare a un amico canoista. Questa è vita, contatto con la natura. Formazione continua, non potete non frequentare la scuola di alta formazione che giunge alla 6ª edizione, perché tutti questi argomenti sono solo briciole rispetto a quello che voi ascolterete in modo molto più corposo durante le lezioni. Io vi invito, e con ciò concludo, ai miei corsi privati, personali, che faccio weekend di medicina preventiva, dalla teoria alla pratica, dove facciamo, mangiamo insieme, facciamo la corsa belluina del selvaggio, facciamo l'allenamento con i pesi e c'è tanta teoria, e anche l'abluzione in acqua fredda. Va bene? Vi ringrazio.